La missione qui è condividere con voi il mio punto di vista pratico sull'iCockpit a bordo della nuova Peugeot 508. E per farlo mi sono concesso qualche salto temporale aggiungendo anche altre auto a questo video. La precedente generazione di 508 in carrozzeria station wagon e la splendida 406 coupé, per capire cos'è cambiato davanti al guidatore in questi ultimi 20 anni. Dove andremo a finire? Guardare per credere. E voilà! Non serve essere un giornalista di auto o un designer per capire che questa panoramica è totalmente diversa dalla concorrenza. E la prima caratteristica che ve lo conferma qual è? Il volante, perché è piccolo. Lo comprenderete solo osservandolo, ma ancora di più impugnandolo. Un diametro davvero ridotto che offre tanto spazio soprattutto per le gambe, guardate. E sapete una cosa? Eppure anche due decenni fa ero alto 1,76 ed ero pure più magro, però voglio dire, qui all'interno di un abitacolo molto ben rifinito, lo vedete, il pomello del cambio, i pellami, di questa 406 coupé, il volante, tra l'altro bicolore, armonico nel design, ma è più ingombrante, occupa spazio in generale, quindi sì, le mie dimensioni sono rimaste più o meno invariate, ma l'abitabilità cambia. Chissà come sarà la situazione sulla precedente 508. E sbam! Siamo sulla 508 Station Wagon, che ha un volante che per dimensioni si posiziona a metà strada tra i due che abbiamo visto sino ad ora, però con la peculiarità del fondo appiattito, una connotazione sportiva che fa sembrare il diametro ridotto, anche se in realtà quando lo mettiamo in relazione con quello della nuova 508, beh, fate voi. E comunque, se c'è una cosa che in questi anni di apprendimento di iCockpit ho imparato, tanto accendiamo anche lo schermo centrale che fa sempre la sua bella figura, è che per sfruttare al massimo questo tipo di ergonomia sono fondamentali le regolazioni, ed ecco perché sono ancora fermo, non sono partito, per poterle effettuare in tutta sicurezza. Prima cosa, il sedile. A me piace posizionato molto in basso, questo è elettrico ma insomma è soggettivo. E poi il volante, mediamente anche lui è posizionato molto in basso, ma questo, grazie al diametro ridotto, permette comunque di avere spazio per le gambe e anche a livello di manovrabilità. Guidandola vi assicuro che mi sembrerà di avere un feeling tutto nuovo con la vostra auto. E poi questo posizionamento in basso appunto permette di vedere totalmente lo schermo davanti a voi. Una questione di sguardi, alti, ergonomia e tecnologia in un tutt'uno che per Peugeot si condensa nell'iCockpit, un insieme di elementi che lavorano silenziosamente ma costantemente per aumentare la sicurezza. Ed ecco spiegato il perché la strumentazione sia esattamente lì, in posizione elevata, cioè dove si trova pure la vostra visione della strada. Se infatti lo sguardo ci mette di meno a consultare magari un dato sul quadro strumenti digitale, minore sarà anche il tempo in cui voi non guarderete la strada, a tutto vantaggio del controllo dell'auto e anche del comfort. La stessa logica che interessa pure la posizione del touchscreen HD capacitivo da 10 pollici posto al centro della plancia. Ma uno dei protagonisti indiscussi dell'ambiente iCockpit comunque rimane il volante, che grazie al diametro ridotto vi agevolerà in caso di improvvise correzioni di traiettoria, magari per evitare un ostacolo, ma anche nell'immancabile parcheggio quotidiano, visto che in manovra è ancora più pratico da usare. Ma prima di partire diamo ancora più un senso a questo schermo da 10 pollici, cercando di capire cosa può evitare di fare o non fare. Mi spiego meglio tra poco, ma subito cintura, messa in moto e retromarcia, perché vi voglio parlare della retrocamera. In questo modo io posso far manovra cercando di uscire dal vialetto di casa semplicemente guardando lo schermo. È chiaro che dare un'occhiata ai retrovisori può aiutare, ma di fatto non vi faccio venire il mal di mare in parcheggio, perché basta monitorare appunto la telecamera a 360 gradi e dove sto mettendo le ruote con questa schermata. Esattamente l'opposto di quello che in pratica avveniva a fine anni 90, per esempio. Ecco, per l'appunto, ma non c'è neanche bisogno di andare così tanto indietro, perché i parcheggi senza retrocamera o assistenti li conosciamo molto bene. È tutto un prima,
marciapiede molto alto davanti, quindi devo stare attento. E quanto sarò distante dal marciapiede laterale? Mannaggia. Allora, retrocamera, adesso c'è quel paletto basso che ho visto prima, ma dove sarà? Sinistra, destra? Ok, davanti ci sto, dietro ci sto. E per fortuna che la visibilità qui su questo coupé è molto buona, per fortuna. Eh sì, perché in effetti, dando un'occhiata all'unotto posteriore, le retrocamere qui servono perché i montanti sono molto ingombranti e l'unotto parecchio inclinato. Ma con un design così non mi sento di criticarlo troppo. Piuttosto adesso, drive e si parte. E vi faccio scegliere a voi la destinazione. Dove volete portarmi? Pensateci, pensateci. Avete scelto? Bravissimi! When my blood runs cold, my eyes turn black, it's almost like I see the dirty demons in my head. Grandissimi, un bel percorso di montagna. Esattamente dove sarei voluto venire anch'io, perché amo guidare come sempre, quindi perfetto. Anche se oggi va detto che non approfondirò magari le caratteristiche del motore, il diesel di questa vettura, oppure come funziona e come va il cambio automatico EAT8, ma preferisco confrontarmi con voi ancora sull'ergonomia legata al piacere di guida. Ed ecco perché torniamo sullo sterzo. Il diametro ridotto, ve l'ho detto, ha bisogno di essere guidato, e anche in questo caso il volante così piccolo vi farà sembrare ancora più legata a voi questa 508. Se poi in mezzo a delle curve come quelle che sto affrontando in questo momento, adesso finiamo di raccordare questa stretta destra, magari settate il drive mode in modalità sport come sto facendo io ora, sentirete anche un feedback delle sospensioni elettroniche più rigoroso, sospensioni che tra l'altro funzionano molto bene anche in città, un diciamo supporto elettronico che rispetto a 20 anni fa è cambiato parecchio. Ed ecco perché adesso mi faccio un giro anche sulla 406 coupé. D'accordo, le sospensioni elettroniche che erano un optional sulla 406 coupé sono ovviamente meno efficaci rispetto al rendimento che si trova sulla 508 di nuova generazione. Però una cosa me la concedete, una: 3000 V6 aspirato a benzina. Sentite qua. Spero riusciate ad ascoltarlo, perché una musica così è semplicemente irripetibile. E se l'adrenalina di poco fa derivava quasi esclusivamente dal motore, qui negli anni di questa 508 station wagon la frenesia high tech riguarda la tecnologia che piano piano irrompe nell'abitacolo, in cui però non troviamo ancora quei sistemi capaci di gestire i tanti gadget di cui per esempio è dotata questa station wagon, e ragion per cui il tunnel, la plancia, è dominata diciamo da un solo schermo, ma soprattutto da diversi tasti posti molto in basso. Ed eccoci tornati ai giorni nostri, come si evince dalle schermate qui davanti a me, soprattutto questa che elenca un bel po' di assistenti alla guida che trovate tra poco in una grafica specifica. Però ecco, raccogliere tutte queste funzionalità necessita di schermi come questi, che parlando poi della strumentazione e dell'iCockpit hanno anche una funzione molto 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 legata all'ergonomia e alla sicurezza. Mi spiego meglio. Esempio, Night Vision, adesso è giorno, d'accordo, ma questo sistema di telecamere a infrarossi che di notte o con poca visibilità vi evidenzia se ci sono esseri viventi nella prossimità del veicolo è fenomenale. E dove vi lancia questo alert? Qui, nella parte destra della strumentazione, che è la zona più vicina al vostro sguardo a
tutto vantaggio dei tempi di reazione e quindi della sicurezza. Oltre al Night Vision, tra gli assistenti alla guida che, insieme all'ergonomia dell'iCockpit, vegliano sulla sicurezza, troviamo il sistema di mantenimento del veicolo in corsia abbinato al Cruise Control con funzione Stop and Go, per non parlare dell'ultima generazione di Distance Alert che frena autonomamente in caso di emergenza, rilevando pedoni e ciclisti di giorno e di notte, come già vi ho fatto notare, fino ad una velocità di 140 km orari, oltre naturalmente ai gianotti assistenti per il mantenimento della carreggiata e il monitoraggio dell'angolo cieco. Spero davvero di non avervi shakerato troppo, perdonatemi nel caso, concedetemi soltanto un ultimo salto per salutarsi come si deve. Ed eccoci qua dove tutto ha avuto inizio, a bordo di una berlina, ma che dico berlina? Berlina coupé. Fastback di 4 metri e 75 che filano via veloci, perché io il design lo definirei intrigante e coraggioso fuori e dentro. Questa, se non lo avete capito, non è una prova tradizionale, nel senso che se volete conoscere i motori, le prestazioni, i consumi, i prezzi della nuova Peugeot 508, vi rimando al nostro sito itmotorone.com. In questo testo ho voluto interpretare a livello pratico cosa significa guidare una Peugeot di ultima generazione grazie alla rivoluzione funzionale dell'iCockpit, che all'inizio necessita di qualche accorgimento e poi regala coinvolgimento, obbligandovi a guidare guardando verso l'alto, esattamente dove punta anche il nuovo corso stilistico di Peugeot.